Nato a Trieste il 22 settembre 1929, Duilio Loi è considerato da molti il pugile italiano più grande del dopoguerra. Pur non dotato di grande potenza, Loi ha saputo sempre imprimere alla sua box una cadenza tale da rendere la sua azione a tratti irresistibile. Ne fa fede un palmarès che parla di 115 vittorie su 126 incontri, disputati da professionista, con 8 pareggi e 3 sole sconfitte, tutte peraltro riscattate da successive rivincite. Ecco il sinistro con cui si sbarazza a Forlì del tedesco Albert Müller. Otto volte campione europeo dei pesi leggeri tra il 1954 e il 58 e 4 volte dei welter tra il 1959 e il 62, Loi ha raggiunto il vertice della carriera il 1 settembre 1960, strappando il titolo mondiale dei welter junior al portoricano Carlos Ortiz davanti ai 53.000 spettatori entusiasti. Lo stesso Ortiz, 3 mesi prima, aveva sconfitto il nostro pugile a San Francisco grazie ad un verdetto sonoramente fischiato dal pubblico. Anche la terza sfida tra i due campioni nel maggio del 1961 avrebbe visto prevalere il pugile triestino, che avrebbe poi difeso la corona altre 2 volte contro Eddie Perkins, sempre davanti al pubblico milanese. Loi si sarebbe infine ritirato alle soglie dei 34 anni nel corso del 1963 da campione del mondo ancora in carica.